base della Stele è la prima del comune di Reggio Calabria e quindi, prego, grazie, e quindi della Regione Calabria. Ringraziamo ancora una volta i rappresentanti di queste istituzioni per aver voluto anche questo 25 aprile collocare e porre queste colonne. Vengono quindi deposte, appoggiate alla base della Stele del Partigiano, le corone della Regione e del Comune. Grazie. Il nostro omaggio dell'Ampi alla Stele lo effettueremo dopo, quando avremo qui tolto tutti i partigiani, gli ex deportati e gli ex internati. Il sindaco di Montebello e il sindaco di Villa San Giovanni. Vi ringraziamo. Speriamo che sempre più nei prossimi anni siano qui i sindaci della provincia, perché questa è un'iniziativa che ha un livello di tipo provinciale, così come è stata quella poc'anzi del prefetto. Allora, cominciamo, ma non perché questo sia un ordine che abbiamo voluto dare noi, ma intanto lo invitiamo tutti. Cominciamo con Aldo Chiantella, alla mia sinistra. Aldo Chiantella, se ci fai vedere, Aldo, la medaglia e il diploma, e se vuoi aggiungere, qualcosa, lo vuoi leggere? Il Ministero della Difesa ha conferito la medaglia della Liberazione ad Aldo Chiantella in occasione della ricorrenza del 70° anniversario della lotta di liberazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto creare questa occasione di riconoscimento di quanto è stato fatto da quanti si trovavano per la montagna della resistenza. La medaglia non l'ho mai sognata in nessuna occasione della mia vita, ma ho sempre cercato di rispondere a quelli che erano i miei impegni in maniera temporosa e onesta. Ringrazio comunque tutti coloro che hanno voluto regalarmi questa giornata, che resterà memorabile per me e per tanti che verranno dopo di me. Ringrazio tutti. Grazie a Aldo Chiantella. E ricordo per tutti, questa è la medaglia, se vi vuole fare fotografia la medaglia segnata da Aldo Chiantella. Vi avviso per tutti che questa iniziativa
avendo dovuto concludersi 25 aprile quello del gennaio del 2015, perché fu fatto il provvedimento per coloro che fossero in vita nel 70° della liberazione. Di ritardo in ritardo in realtà la stanno ricevendo adesso, e sottolineo che intanto alcuni non sono più in vita di quelli che avevano acquisito il diritto. A causa di questi ritardi, dei partigiani che avevamo segnalato, 6 nella provincia di Reggio Calabria, 2 sono deceduti. In particolare Vittorio Calvari, col quale avevamo già realizzato delle iniziative a Reggio, quindi era particolarmente conosciuto a Reggio, partigiano di Campo Calabro, e non c'è più con noi Frisina Antonino, partigiano di Oppido, che era anche lui in vita il 25 aprile dell'anno scorso. Quindi chiamiamo qualcuno dei parenti di Frisina perché lo presenteremo. Intanto passo la parola e presento Anna Condò, che qualcuno di voi ha già sentito e visto in occasione del 25 aprile. Anna Condò, faccio un po' giornalista, scusatemi, rubo il mestiere in questi, tra questi giornalisti che già sono precari in larga misura, e noi ci battiamo perché il lavoro non sia così. E faccio una domanda ad Anna: quando Anna ha ricevuto la medaglia pochi minuti fa dalle mani del prefetto, ha fatto una dichiarazione, però è sembrato un discorso tra lei e il prefetto, perché nessuno avrà potuto ascoltare quello che ha detto. Quindi Anna, se ce lo vuoi ridire, Anna Condò. Sì, io intanto ringrazio prima per la medaglia. E la mia dichiarazione al prefetto è stata questa, che questa medaglia io l'ho voluta dedicare, la voglio dedicare a mio fratello Ruggero Condò, partigiano della Brigata Garibaldi della Benedicta, un partigiano resistente, veramente, che non si è mai piegato alle nefandezze degli antifascisti. Fu catturato, tormentato, torturato, deportato in uno dei campi di concentramento più terribili, a Gusen, finì nei forni crematori e passò per il camino. A lui dunque io dedico questa medaglia. Questo di Ruggero, di cui ho accennato, è soltanto il frammento di una delle pagine più luminose della nostra storia. E questo frammento, unito a tutti gli altri, forma la memoria appunto di quella pagina. Ma di questi frammenti, di questa storia, chi si interessa oggi? Sono così pochi giovani qui. I giovani non se ne interessano, se ne sentono separati quasi da spazi siderali. I meno giovani forse preferiscono rimuovere ricordi scomodi. E allora cosa dobbiamo fare noi che quei fatti abbiamo vissuti, che quelle pagine le abbiamo vissute? Non dobbiamo parlarne? Non dobbiamo scriverne? Dobbiamo restare indifferenti dinanzi a certi fermenti, a certe, a
certe prepotenze, a certe angherie, a certe sopraffazioni che vorrebbero toglierci quello che la resistenza, che gli uomini della resistenza con tanti sacrifici ci hanno dato. Non dobbiamo parlare, non dobbiamo scrivere, certo che no. Dobbiamo parlarne e dobbiamo scrivere. Dobbiamo parlare di una memoria che è già storica. È già storica. E sta a voi giovani, ma io dico non soltanto giovani, ma a voi giovani, sta a ricercare, trovare i principi, i valori della resistenza, quei principi, quei valori che sono stati la nostra guida e la nostra forza. E allora, giovani, bando alla indifferenza, impariamo a indignarci. E allora sì, prendete coscienza di quei valori, fatene anche voi, tutti noi, fatene anche voi la vostra guida e la vostra forza. Per continuare, io dico, il cammino che gli uomini della resistenza ci hanno indicato e hanno cominciato a percorrere. Percorriamo il cammino verso un mondo migliore, verso il mondo migliore che da tanto che aspettiamo, il mondo migliore dove è stata riscattata la dignità dell'uomo. Dobbiamo resistere. La resistenza vive ora e sempre. La resistenza continua, dice Anna Condò. Appello ai giovani perché diano continuità. Noi all'Albi parliamo di memoria attiva, non è solo un ricordare, è proprio un continuare quel cammino che loro hanno iniziato. Donne e uomini, e sottolineo che abbiamo sfatato alcuni luoghi comuni in questi anni, anche con l'attività di Reggio Calabria, che è conosciuta a livello nazionale, perché abbiamo contribuito a sfatare queste leggende, prima che la resistenza fosse di un solo colore, perché tutti noi sappiamo che la resistenza fu rappresentata da tanti e tanti colori. E l'Ampi rappresenta anche nella sua simbolo, nella sua bandiera, questa unità che fu raggiunta da varie parti nel Comitato di Liberazione Nazionale. E poi l'altro luogo comune che sembrava fossero uomini, i partigiani, mentre oggi possiamo sempre dire che uomini e donne contribuirono a quel movimento nazionale che richiede la dignità all'Italia. Terzo che abbiamo sfatato, qualche anno fa a livello nazionale nell'Ampi si facevano dei convegni che avevano come titolo il contributo dei meridionali alla resistenza. Oggi anche questo è cancellato perché non c'è un contributo dei meridionali, la resistenza è stato un fenomeno unitario, ecco perché in tutti i paesi troviamo, conosciamo partigiani, calabresi, siciliani che hanno dato la vita per realizzare un nuovo mondo, una nuova società. E quindi continuiamo con la presentazione dei partigiani sapendo che oggi memoria attiva significa battersi, come abbiamo detto nel nostro congresso, per liberare, ce n'è bisogno nuovamente l'Italia,
dalla malapolitica, dal malaffare, dalle mafie e anche dai tentativi di stravolgimento di regole di democrazia e della Costituzione. Continuo con Latino Patrone, che poi dobbiamo dare tra poco la possibilità di riposare. Natino Patrone è un altro dei nostri partigiani di Reggio Calabria che ha ricevuto la medaglia. A te, Natino. Fortunato Patrone. Io vorrei ricordare una cosa che forse va anche accreditata a noi, perché per il semplice motivo che io voglio ricordare i 70 anni di pace. Noi siamo quelli che abbiamo procurato a voi tutti, a noi tutti, la pace, perché oggi forse particolarmente possiamo notare, additare che cosa? Che non tanto facilmente si ha la possibilità di ricordare questo fenomeno, un fenomeno di pace che ormai è, riteniamo acquisita, ma è stata acquisita per il semplice motivo che c'è stata la resistenza e sono stati momenti terribili che la partigiana particolarmente e il nostro presidente hanno voluto ricordare, ma noi oggi dobbiamo resistere a che cosa? A influenze esterne all'Europa che ci danno dei pensieri non tanto facilmente acquisibili. Comunque la nostra presenza, la nostra resistenza oggi deve essere identificata soltanto a qualcosa di reale, di oggi. La realtà di oggi è la pace. Grazie della vostra presenza in questo luogo di ricordi. Grazie anche a Dino Patrone, andiamo oltre e diamo subito la parola a Pasquale Brancatisano, che è del 1921, partigiano che partì da Samo e si ritrovò in Jugoslavia, in Francia, e l'8 settembre quelle truppe nelle quali militava erano le truppe regolari, ci fu lo sbandamento e fecero un'impresa quasi impossibile, attraversarono le Alpi, arrivarono in Piemonte, lì incontrò qualcuno, decise da che parte stare. Fu il partigiano Malerba, Pasquale Brancatisano, anche lui appena ricevuto la medaglia, e ci vorrà dire certamente qualcosa. Prima di tutto vorrei ringraziare a tutti coloro che ci hanno dato e che hanno collaborato. Un attimo. Lo tengo io. Per questa medaglia ringraziamo alla professoressa Mattia Scrittrice e il suo compagno, il professore Giancarlo Cordini, che hanno portato a conoscenza le mie condizioni di vita partigiana, alla Commissione dei Partigiani di Reggio Calabria. La Commissione immediatamente si è messa al lavoro presso gli organi competenti dello Stato e hanno confermato tutto. Un ringraziamento per tutti coloro che si hanno occupato per questa medaglia, che mi hanno dato questo grande onore, sia per me, sia per la mia famiglia, sia per il mio paese di Samo e sia per tutta la Calabria. Voglio inviare un saluto caloroso e un abbraccio di cuore a tutti i partigiani d'Italia che siamo combattuto e lottato tutti assieme con un forte coraggio e col senso di patria e di patriottismo per il bene comune di tutta Italia. Bravo. E per il bene comune, dice Pasquale, ma vorrei fare, io spero che Pasquale ce lo pronunzi lui, e ciò che mi ha detto alla fine di un'intervista, quando siamo andati a trovarlo, avendo saputo dai familiari di Pasquale Brancatisano, siamo partiti da Reggio, abbiamo fatto 120 minuti di intervista in video,
che non si è mai fermato un minuto e ci ha detto che lui scrive pensieri, riflessioni, poesie, pur avendo studiato molto, ma molto poco, scrive, e quel giorno ci siamo lasciati con un suo pensiero che è riportato all'inizio del libro di Mattia Milea, che mi è sembrato molto significativo. Il libro Mattia Milea del partigiano Malerba, di Mattia Milea sul partigiano Malerba, reca moltissime testimonianze, ma vedrete che cosa, anche in questo pensiero, cosa è in grado di fare Pasquale Brancatisano. Finirono i tempi. La lotta partigiana, corpo volontario per la libertà, il 25 aprile si respirava aria nuova, aria di pace, aria di libertà, aria della nuova Italia. I cittadini piemontesi s'acquistavano d'eroi gettando fiori e battute di mano ad alto grido, gridando vive partigiani, viva l'Italia libera. La lotta partigiana portò la Repubblica aprì le porte della pace, della libertà, della cultura, del benessere, portando la Costituzione e i diritti dell'uomo, diritti di pensione, diritti di lavoro, diritti di malattia. Aspetta Pasquale. Sì. Lo leggo io, anche se il mio dialetto è un po' così approssimativo, perché questo, con questo ha concluso l'intervista. Finiro i tempi dell'imperialismo e delle dittature senza cori. I governanti stavano bene e i cristiani morevano di fame. Non si poteva parlare. Chi parlava lo picchiavano, lo portavano in carceri duri. È trattato peggio degli animali. E l'umaru, piangendo, dicia: meglio la morte che vivere da schiavo. Questo è il pensiero con cui ci ha lasciato Pasquale Brancatisano, che sta in epigrafe sul libro. Va bene, ti ringraziamo Pasquale. L'Italia, con la lotta partigiana, conquistò tutti i diritti internazionali presso le Nazioni Unite, titolando l'interesse dell'Italia e del popolo italiano. Grazie. Scusate, interrompo un attimo perché ci sono altri, perché sta arrivando la staffetta. In questo momento, io vi dicevo all'inizio che recupero probabilmente una mia omissione, un errore, perché abbiamo anche altri sindaci e il sindaco di Bova Marina, grazie, col quale qualche giorno fa abbiamo ricordato un'importante storia avvenuta il 1 agosto del 1943 a Bova Marina, insieme a Maria Natalia Irondi al sindaco, Vincenzo Crupi, e il presidente del Consiglio regionale Nicola Iuto. Se qualche omissione, il sindaco di Roccaforte Domenico Penna, se faccio qualche omissione perché magari non riesco a vedere tutti bene, ma io ringrazio tutti quelli che sono qui. Intanto vi dico che la nostra iniziativa è in continuità, dicevamo, con Italo Falcomatà per la scelta del luogo, e in sinergia con la Corrireggio, che allora fu pensata proprio in occasione del 25 aprile. Ogni anno, d'intesa con la Corrireggio, noi facciamo sì che una staffetta parta dal luogo di partenza della Corrireggio, e in questo momento è già avviata, e arrivi qua alla Villa Comunale, perché c'è un omaggio sia della staffetta, coloro che fanno la staffetta, sia da parte della Corrireggio arriverà proprio un mazzo di fiori. La staffetta quest'anno è un po' particolare,
perché hanno aderito le pattinatrici e i pattinatori dell'associazione Società Calabria. Quindi questa volta, mentre noi pensiamo alle nostre staffette partigiane come Anna a piedi o in bicicletta, saranno con i pattini, che certamente non si usavano in montagna, ma per dare continuità, per far capire che la resistenza continua, ecco che questa volta sono pattinatrici e pattinatori, stanno per arrivare, quindi se andiamo ad accoglierli all'ingresso, perché i pattinatori qui non possono arrivare, come è comprensibile, si perderanno al cancello, e quindi invito i giornalisti e la stampa presente a voler cogliere tutti gli arrivo della staffetta dei pattinatori. Tra poco interrompiamo per l'arrivo dei pattinatori. Grazie, bravissime, grazie.